E ciao belli e benvenuti da Edves, ricordatevi il click che mi piace, commentare e iscrivervi, per voi semplicemente un click, per me è un grandissimo segno di gratitudine. Ok, bisogna parlarne quantomeno, perché c'è un problema di fondo, ovvero che molti giocatori di No Stale, soprattutto sono stale, perché ok, accade anche in altri giochi, non solo MMO, ma questa cosa è proprio presente quasi come se fosse una maledizione. Maledizione. Maledizione affligge i giocatori di No Stale che si stufano e abbandonano il gioco. Bisogna che prima faccio una premessa enorme, prima di parlare di questo fatto, che lo trovo più un fenomeno che una coincidenza. Io perché tante volte, e me l'avrete sentito dire tipo 1 miliardo di volte, consiglio di giocare a No Stale? Perché al di fuori del gioco, che può piacere, ripeto sempre, non può piacere, è molto bello quello che il gioco ti dà in cambio. Sì, il divertimento per l'MMO, ma quello che veramente ti dà in cambio è conoscere gente. Conoscere gente, incazzarsi con della gente, ridere con la gente, vedersi nella vita reale con della gente, creare amicizie anche durature con della gente. E questa è una cosa che tutti i MMO fanno, ma specialmente lo fanno Stale. Perché Edvis specialmente lo fanno Stale? No Stale ha un grandissimo vantaggio, al di fuori dell'SP che è geniale e tutti i vantaggi che ho sempre detto che ha il titolo, ha il vantaggio maggiore che è molto concentrato. Che cos'è un hub? L'hub è il posto in cui i personaggi si trovano, ok? L'hub centrale. No Stale ha un hub centrale che è Nosville. Nosville parte del livello 1 e a livello 99 ci trovi gente a livello anche 99 a Nosville. In tanti MMO, in praticamente tutti, e ehi, l'ho provati tutti. L'hub centrale ha un livello minimo e un livello massimo, poi si cambia zona. A certi MMO addirittura non hanno un hub, o l'hub è solamente l'ultima mappa che ci sono solamente quelli livello al cap, ok? Quindi non troverete mai qualcuno livello basso nell'hub. Invece Nosville, essendo così concentrata e tenendo gente che è sia esperta del gioco, perché magari livello alto gioca tanti anni, sia nell'abbetto che gioca da poco, si incontrano tanti tipi di giocatori diversi, ok? Ed è grandioso perché ho fatto tantissime amicizie. Due miei migliori amici, con cui l'amicizia è durata più di 7 anni, li ho conosciuti a Nosville. A Nosville ci siamo visti nella vita reale, abbiamo pure smesso di giocare a No Stale e comunque siamo rimasti insieme e amici per tantissimi anni. Ok, Nosville e No Stale da questo. Per me, la gente che si stufa, e qua ci voglio arrivare, scusatemi se ho fatto un discorso lunghissimo, si stufa del gioco, non capendo però che forse, se posso permettermi, lo sta giocando anche in maniera forse sbagliata. Non sbagliata per quello che il gioco si impone, sbagliata per il senso di MMO. È un MMO e per essere tale c'è gente che gioca con voi, c'è gente che... quindi io tutte le persone che conosco che se ne vanno da No Stale sono per due principali motivi. La prima è questa che vi ho detto, ovvero che magari non hanno abbastanza conoscenze, non riescono a legare con qualcuno perché magari parlano proprio con poca gente. E la seconda è che il gioco muore verso il livello 80 per poi riprendersi. Finiamo di parlare della prima e poi parlo della seconda questione. Io invito qualsiasi player a comunicare di più, anche quello a livello basso. Molti possono dire, ma c'è gente che non ti aiuta. D'accordo, ma quante prove fate effettivamente? C'è magari molta gente che non aiuta perché solitamente l'approccio che si ha da entrambe le parti è sbagliato. Il tipo, ciao, ciao, mi dai 50k? È ovvio che non ti aiuta. Oppure, ciao, ciao, mi expi? Ma è ovvio che non ti aiuta, ma la gente non vuole stare appresso a te. Però se dici, ciao, senti, gioco da questo gioco, ma come lo... Cioè, proprio fai una chiacchierata, come se fossi in una chat. Senza il gioco è ok, esterno. Secondo me si riuscirebbe molto meglio a fare amicizia. E molte persone non fanno questa cosa. E poi dicono: non riesco a trovare la gente con cui giocare. Sì, però magari la gente con cui gioca ci parla solamente in load a malapena o in guild solamente quando io sono raid. Ma non fa le chiacchierate in miniland come facevo io tantissimi anni fa. Che vabbè, dai, 10 persone in mini, parliamo, chiacchieriamo, facciamo i cazzoni. Oppure a Nosville, a fare cretine e buttare l'aria d'angelo per strada. Cioè, quello vuol dire fare community. Quello vuol dire fare community. Chi ha giocato con me su Solaris sa bene che la quantità di gente tossica lì è praticamente zero. D'accordo?
Noi ci siamo divertiti come dei matti. Ogni persona stava al gioco, quello livello 99 scherzava con quello livello 1. Ok, non c'è ancora nessuno al 99, però si scherza, si gioca. Io consiglio tra l'altro Solaris anche per questo, ma Solaris a parte, secondo me è questo il primo errore che si fa per cui noi siamo entrati nello stale. Il secondo punto è molto più oggettivo, mentre il primo era estremamente soggettivo, ovvero è una mia idea, magari non è così, è il fatto che il gioco muoia a un certo punto, verso il livello 80, Cristo e Dio, dall'80 al 90 è di una lentezza disarmante, metteteci che l'Oda è gestita veramente di merda, è una delle cose più noiose che esista, l'Oda è veramente la noia fatta a mappa, punto. L'exp che si prende è sempre poca e quella poca che si prende è pure noiosa. Il fatto è che vi voglio dire una cosa. Voglio darvi un consiglio. Sapete che dopo il 90 il gioco, a parer mio, migliora drasticamente. Molta gente che lascia è da più o meno dal 75 in su, perché trova in quel passaggio una rottura di cazzo incredibile, che è l'expare e il non riuscire più a fare le talenti perché trovate quelli over 90 o con onorevoli, non essere addetti a certi raid, anche se il livello vostro è giusto, ma fanno le speed raid, vabbè, quello è la community. Ok? Raga, vi assicuro che lì il gioco non muore. Che lì il gioco si crepa, ma crepa solo per poco. Dipende poi per poco quanto siete veloci voi a livellare. Perché una volta che salite al 90, a parte che avete più libertà in quello che potete fare, ma inizieranno i nuovi raid. Anche semplicemente farsi 5 volte a Glace il giorno, che magari può essere ripetitivo, ma è un appuntamento fisso che conviene sempre fare. I raid Ibra, o comunque iniziare a fare veramente con qualche gilda i raid Corona, iniziare a invadere Corona, l'ex Eroe. Si sbloccano tanti nuovi obiettivi che muoiono, o comunque con le quest di storia che sono insostenibili. Per quanto noiose, tendono a scoraggiare i più. E lo capisco. Non mi sento manco di dire state sbagliando, non hai ragione. No, lo capisco. Però, raga, così ritorno al discorso anche iniziale. Provateci. Chi ha lasciato, riprovi a scaricarlo. Provate anche, per quanto magari voi pensate che non siete i tipi, o ci avete provato ma non siete riusciti, provate a fare più community. Provate a chiacchierare di più, anche nei totali, spendeteli 10k per un totale, ma non so quanto costano su S2, tipo 15k, ma non mi ricordo. Per scrivere anche una cazzata, una battuta, farvi due risate, provateci. E una volta che riuscirete a crearvi anche la vostra piccola community, gente che loggatevi, mandate un messaggino su Messenger, in gilda, vi fate due risate, andate a fare degli eventi, andate a fare pure i cazzoni, eh? Vi aprite la mini, con i minigiochi, vi farete fare altra gente per fare community, quello che volete. Una volta che avete, secondo me, il divertimento sociale, quindi non di gioco, sociale dentro uno stale, è già al 50%. Poi manca l'altro 50%, che è il divertimento di gameplay, che dovete un attimo scavalcare e arrivare al 90%. Però, partendo col 50% divertimento sociale, è già più difficile che tendete a rompervi i coglioni. Non è colpa vostra, anche se secondo me si dovrebbe giocare così, ma l'ho detto questo è soggettivo, è colpa del gioco che ha delle tempistiche da gioco del 2003, quale che è, in Corea poi beh, nel 2006 è stato fatto un mezzo remake, vabbè tralasciando tutto questo, però è un gioco molto vecchio che non è aggiornato nelle basi, è aggiornato nell'endgame, cioè atto 7, atto 6, ma non nelle basi. Aggiungono nuovi atti e non perfezionano quelli vecchi. E questo è uno stale. Non è che tolgono la quest delle 30 fottute erbe profumate, ne mettono 10. Cioè, non viene perfezionato in quello. E in tantissime altre cose. È aggiornato solo in post-game, questo è un problema. E infatti, anche per questo vi dico, raga, tendete a superare lo scoglio dell'80, del 90, perché poi nel 90 ci sarà tutto il gioco nuovo, quello aggiornato. Perché prima di allora l'80 finiva con atto 3. E l'atto 3, ragazzi, ha 10 anni di vita. Non è come atto 5, che è molto più giovane e innovativo, o atto 6, che è praticamente di ieri, atto 7 è uscito 5 minuti fa. No, discorso immenso. Credo che nessuno sia arrivato fino a questo punto. Se siete arrivati a questo punto, siete dei santi. E scrivetelo nei commenti, scrivetemi Banzai. Una roba che mi viene in mente subito.
Però sapete pure che io rispondo a tutti, quindi scrivetemi su Instagram, qua sotto nei commenti, anche solo per dei consigli. È vero che col lavoro, tra YouTube, la famiglia, non riesco molto a giocare, e quindi magari mi trovate poco in gioco, ma non vuol dire che io non ci sia. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, perché mi interessa parecchio. Edves vi saluta, mi raccomando iscrivetevi e noi ci becchiamo a un prossimo video. Ciao! Ehi, ciao! Ti consiglio di guardare gli altri video. Fallo!